tutti. Sono Silvia Stassi, sono un'archeologa e durante questa quarantena, insieme alle mie colleghe e amiche Claudia Gioia e Federica Pollari, ho fondato l'associazione socioculturale Cubilia. Lo scopo di Cubilia è quello di promuovere la cultura come bene comune, principalmente attraverso la conoscenza e la valorizzazione del territorio e in particolare di quelle perle meno note di cui è ricco il nostro paese. Oggi, grazie al drone virtuale di Paolo Dal Prato, visiteremo però una città molto nota, cioè Roma, colta in realtà in uno dei suoi aspetti forse poco conosciuti, quello delle basiliche circiformi, una particolare tipologia di basilica sorta durante l'impero di Costantino nel IV secolo d.C. Costantino I divenne imperatore nel 306 d.C. ed ebbe un ruolo fondamentale per la diffusione del cristianesimo in tutto l'impero. Tuttavia, mentre nella nuova capitale da lui fondata in Oriente, Costantinopoli, il nuovo culto era celebrato in sontuosi edifici costruiti nel cuore della città, a Roma la radicata e ancora forte presenza della religione pagana spinse l'imperatore a costruire i nuovi edifici di culto cristiano in zone periferiche rispetto al centro politico e religioso della città. È il caso, per esempio, dell'enorme Basilica del Laterano, edificata su terreni di proprietà dell'imperatore posti ai margini dell'area urbana, oppure delle cosiddette basiliche circiformi, costruite per iniziativa della famiglia imperiale, convertita ormai al cristianesimo, lungo il tratto extraurbano di alcune vie consolari. Ne sono un esempio la Basilica Apostolorum sulla via Appia, la Basilica di Marcellino e Pietro sulla via Labicana e quella di San Lorenzo sulla via Tiburtina. Tali basiliche, dalla caratteristica forma che ricorda i circhi di epoca romana, erano infatti sempre realizzate in prossimità di necropoli precedenti, dove era attestato il culto dei martiri. Erano una sorta di monumentali cimiteri coperti, che avevano però anche una funzione liturgica. Ci troviamo in questo caso lungo la via Nomentana, sulla quale il complesso di Sant'Agnese e Santa Costanza si affacciano. Costantino edificò qui una basilica circiforme in onore della martire Agnese, le cui spoglie erano sepolte nelle catacombe che si snodano ancora nel sottosuolo di quest'area. Di forma allungata e con un'abside su uno dei lati brevi, le basiliche circiformi erano suddivise in navate e si aprivano all'esterno tramite numerose finestre. Monumenti imponenti, capaci di raggiungere anche un centinaio di metri in lunghezza, erano legati al culto dei martiri, ma utilizzati essi stessi come luoghi di sepoltura. Accanto vi sorgono spesso mausolei e tombe, anche dei membri della famiglia imperiale, come in questo caso. Il mausoleo, di forma circolare, fu voluto da Costantina o Costanza, figlia dell'imperatore, come luogo di sepoltura per sé e la sorella Elena all'inizio del IV secolo. Divenne poi una chiesa intitolata a Costanza stessa, quando questa iniziò ad essere venerata come santa in età medievale. Così come oggi la vediamo, la chiesa è il risultato di diverse modifiche avvenute nel corso dei secoli e che hanno in parte interessato anche l'interno. Risplendono ancora oggi mosaici originali di IV secolo che ricoprono le volte del corridoio circolare. Essi riproducono scene legate al culto e raffigurazioni vegetali e geometriche che fanno di questo monumento uno dei più importanti esempi di architettura tardoantica e di arte paleocristiana.